Ben ritrovati amici di Piazza Grande, un saluto a tutti quanti voi telespettatori di Telelibera Cassano, un saluto a chi ci segue via internet e vi ringrazio anche per le segnalazioni perché grazie a questo mezzo riusciamo ad essere anche in tutta Europa, ci arrivano delle mail dall'estero e ci fa veramente piacere. Naturalmente sono cittadini del nostro territorio che magari lavorano fuori e restano aggiornati, si godono le nostre chiacchierate, diciamo così. Allora, naturalmente ben ritrovato al professor Giulio Iudicissa e all'avvocato Emanuele. Ben trovato. Allora, sì. Cercherò nel corso di questa nostra puntata di parlare il meno possibile, visto che spesso è difficile contenervi. So che è un momento particolare, proprio prima di registrare un mio amico ha detto: dove stai andando? A registrare Piazza Grande. Ho detto: chi è il Salvini della situazione tra i due, chi è il Berlusconi? Io credo che sia adesso una... non lo so chi dei due magari si avvicina più alla personalità di Berlusconi. Ma stante l'ultima ripresa effettuata appunto ieri sera, credo che quando ad entusiasmo e ad irruenza, credo che il maestro, cioè Berlusconi, ne abbia mostrata di irruenza più di Salvini. Allora, mi ricordo verso gli inizi anni 2000 che tutti parlavano di un feeling particolare tra l'avvocato Monte e il commissario Gonzales, se non mi sbaglio si chiamava Gonzales, che è stato a Corigliano più volte se non erro. Io poi un giorno tornai a casa e dissi a mio padre: ma questo Gonzales, cioè io non vengono tante persone magari a casa nostra con confidenza, ma questo qui io non l'ho mai visto, forse l'ho visto e non sapevo che era lui. Come è nato questo rapporto di amicizia? Mio padre disse candidamente: guarda, io un paio di volte l'ho incontrato, lo conosco appena. Però capitava che magari da consigliere comunale faceva un appello e poi dopo successivamente il commissario ne prendeva nota. Ora, ha detto la settimana scorsa, questo commissario straordinario da solo non ce la fa, ha nominato subito una subcommissaria. Ora, visto che sta tenendo l'agenda del commissario che si sta occupando di questa fase, Corigliano Rossano, quale sarà il prossimo passo? Visto che con i commissari lei ha un feeling particolare. Eh certo. Io avevo già la risposta pronta. Avevo già la risposta. Quale sarà il prossimo passo? Allora, il prossimo passo sarà quello di nominare un secondo subcommissario. Secondo me non basterà. Bisognerà prendere atto definitivamente di una volta per tutte che se era difficile prima amministrare in via straordinaria il comune di Corigliano in tre, è assolutamente impossibile che si possa governare il comune di Corigliano e il comune di Rossano in uno o in due. Anche se cambiano residenza e si stabiliscono definitivamente o a Rossano o a Corigliano. Perché? Perché i problemi lasciati soprattutto a Corigliano da un'amministrazione che si può chiamare come si vuole, forché amministrazione, è chiaro che non si coprono facilmente le buche, parlo non delle buche delle strade, perché le strade non sono più strade, sono formaggio groviera, allo Scalo e a Schiavonea le strade sono formaggio groviera. La colpa di chi è? Anche di chi, essendo alla guida dell'amministrazione pubblica, in questi anni di amministrazione pubblica non è stata capace. Beh, ne dico una così evito di scendere nei particolari, sui quali però molto volentieri scenderò in una seconda battuta. Ma in una prima battuta io dico questo: se questa amministrazione non è stata capace di far cancellare con una passata di bianco di rosa sulle scritte che ancora fanno mostra di sé in tutta Schiavonea,
Com'è possibile che da costoro si possa pretendere altro? Cioè, se non sono stati capaci di comprare con i soldi dell'amministrazione, si badi, non facendo una colletta fra gli assessori, ma con i soldi dell'amministrazione, 10 kg di vernice, bastava anche allungarla per coprire quelle scritte vergognose che ancora stamattina ci sono. Com'è possibile pretendere altro? E allora io dico che chiunque voglia sostituire la pubblica amministrazione che c'è stata a Corigliano non ce la fa, sicuramente da solo, non ce la fa sicuramente con un altro, non ce la fa sicuramente con altri due, ma quantomeno deve pensare a farla in un modo che dia soddisfazione alla gente, nel senso che la gente si renda conto che effettivamente qualche cosa di nuovo c'è, perché fino a questo momento nessuno ha avvertito, non che ci sono i commissari o che abbiamo fatto l'unione fra Corigliano e Rossano, nessuno si è accorto che a Corigliano non ci sia ancora il sindaco con gli assessori, perché questi ancora camminano regolarmente. Non è che per esempio sono consci, consapevoli di quello che hanno causato. Vabbè, ma non ricevono l'indennità però. Va bene, questo è un fatto di secondaria importanza sul quale io non voglio ricamare, perché i tempi sono, secondo me, così gravi, così carichi di conseguenze che sono funeste per la città di Corigliano, che giuro mi vergogno di dirle ancora queste cose, perché non è concepibile che una persona alla mia età, con i miei trascorsi, ho fatto pure il consigliere comunale, è mai possibile che debba assistere alla vergogna di uscire e di trovare le solite scritte nei muri che stanno a 50 metri da casa mia? Ma è mai possibile che all'angolo di casa mia c'era un palo di luce, stava cadendo perché si era arrugginito sotto, sono venuti e io pensavo lo aggiustassero, no, l'hanno tolto, hanno chiuso i fili e non c'è più la luce. Professore, dal punto di vista mediatico, giornalistico, sociale, ora si sta parlando di quello che sarà questa Corigliano Rossano, ma si sta parlando, secondo me, tra una cerchia ristretta, tra qualche servo sciocco, qualche affamato, perché dal punto dal punto di vista politico, professore, secondo me il dibattito non è particolarmente brillante. E poi noi parliamo delle scritte del quadrato, parliamo del palo della luce che è vicino a casa nostra, ma ce ne sono tantissimi altri che sono in peggiori condizioni perché sono pericolanti. A noi l'hanno tolto, agli abitanti di quella via l'hanno tolto e vabbè. Ma significa che avevano altre cose da fare nell'agenda politica, gli amministratori dell'epoca, visto che non ci sono più. Ma il fatto che chi si deve sposare ha problemi dal punto di vista amministrativo perché manca il timbro Corigliano Rossano, e magari deve spostare la data di nozze, deve spostare pure il ristorante, e lascia, che cosa lascia nell'agenda normale una situazione del genere? Allora, procediamo con un certo ordine, ecco, perché già... Scusami, su quest'ultimo fatto io la medicina l'avrei. Chi si deve sposare va alla tipografia che è di fronte qui allo studio e si va a fare un... Il timbro lo porto io. Che lo regala. Allora, procediamo in ordine, se ci riusciamo. Allora, uno, io ho cercato di memorizzare un po' quello che è emerso dalla tua richiesta e dalla risposta dell'avvocato. Il commissario Gonzales. Io ho conosciuto per vari motivi il commissario Gonzales.
Allora dico immediatamente, poi la cosa la si può prendere da vari punti di vista, però io dico che il dottor Gonzales faceva parte, apparteneva, diciamo, ad un'epoca, secondo me, definitivamente conclusa. Quando venne, quando si seppe che sarebbe venuto il commissario Gonzales, e allora si creò un certo clima di attesa, di preoccupazione nella città ed anche in un certo qual modo di interesse. Cioè si viveva in un tempo in cui al commissario si legavano varie attese. Oggi ritengo che quel clima non ci sia più. Il commissario non è più una figura, e lo dico anche al regista che mi guarda con una certa aria di incredulità dall'altra parte della console, il commissario che era istituzionalmente una figura straordinaria, oggi è diventata una figura quasi ordinaria. Il che vuol dire che è naturale che un'amministrazione si sciolga, è naturale che due comunità che non hanno nulla da spartire vadano a fondersi in una nuova comunità, eccetera, per cui è naturale che arrivi un commissario deputato a governare operazioni. Però io avverto nella gente, nell'opinione pubblica, non un disinteresse, ma, come dire, una mancanza di speranza, una indifferenza. Apro una parentesi un minuto. Voi sapete, lo sanno tutti, che i miei rapporti con la città, con la già città di Rossano, sono stati da sempre rapporti molto intensi. Negli ultimi tempi, questi rapporti con Rossano sono diventati ancora più frequenti, più intensi, più di valore, dico io. Continuo a frequentare vecchi amici, continuo ad onorare vecchie abitudini, ho ripreso anche rapporti che nel tempo si erano un po' alleggeriti. Bene. Io posso dire questo, ho trovato, soprattutto nell'ultima settimana, in ambienti in cui fortemente, fino a poco tempo fa, si toccava con mano l'attesa per la nuova comunità che sarebbe nata, oggi io invece trovo anzi, come dire, un clima depotenziato quasi. Di scetticismo. E questo mi dispiace perché potrei dire: ah, io fui contrario e adesso sono contento perché chi è stato favorevole adesso è contrario. No, io sono fortemente dispiaciuto perché dico, io sono stato sempre contrario, resto scettico, però trovare adesso scetticismo in chi fu favorevole, questo mi preoccupa e mi preoccupa poco. Non faccio nomi, ma proprio negli ultimi 7-8 giorni ho avuto modo, per vari motivi, di sedere ad un tavolo con amici, come dire, pensosi. Io in quegli amici non ho trovato le motivazioni che c'erano un mese, 2 mesi, 3 mesi fa. Ecco. E questo mi dispiace tanto.
è finito il tempo, quando si scioglie un'amministrazione, quando decade un'amministrazione, finisce il tempo nel meridione, in Calabria, nella nostra provincia, nella nostra città, di quelli che qualcuno più autorevole di me ha definito gli abusi d'ufficio morali. Non ti preoccupare che me la vedo io, vieni a quest'ora che ci sono io, ti ci parlo io, ricerca di vetrine, ricerca della foto, anche appresso al santo. Tutto questo teatrino evapora e ci si ricicla, a volte anche in maniera maldestra. Ma l'autorevolezza della politica, e non sto parlando solo di Corigliano, dove è andata a finire? Secondo me, sbagliamo se ancora vogliamo riconoscere una grande forza di autorevolezza alla politica di oggi. Ma a me non piace, mentre sono qua con Giulio Iudicis e con te, parlare delle cose che vanno a livello generale. Basta dare uno sguardo, bastava dare uno sguardo ieri sera al minuetto che hanno fatto quando sono uscite dopo la consultazione Salvini e Berlusconi per capire dove siamo arrivati. Quasi, quasi alla farsa. È finito il tempo, cioè, delle persone serie, non impettite, non che si mettevano una cravatta particolare, ma delle persone serie che parlavano seriamente e che soprattutto rispettavano i ruoli. Però vedo già che così mi sono allontanato da quello che volevo dire. Io volevo dire che non conosco bene la situazione del comune di Rossano. So però che indipendentemente da chi la dirige, parlo dell'ex sindaco e degli ex assessori, c'è qualche cosa nella amministrazione di tutti i giorni, cioè nell'amministrazione naturale, quotidiana, che riesce a far tirare questa carretta avanti. Vedo invece che a Corigliano, e non sono d'accordo, mi deve scusare Giulio Iudicis, io sono abituato a prendere atto, cioè se la causa va male, io devo pensare subito a fare l'appello, non devo ancora piangere sul fatto che è andata male. Ora, che sia chiaro, io ero contrario, adesso invece sono favorevole a differenza tua, perché adesso ci dobbiamo battere perché venga ripristinato quel minimo possibile, perché indietro non possiamo tornare più. Ormai, anche se non si trova il bollo Corigliano-Rossano, il bollo Corigliano-Rossano ormai è nella storia. Sbagliano chi non è capace di farsi subito preparare il nuovo bollo, però è nella storia. E quindi non mi piace piangere sul latte versato. Io sono oggi convinto che il comune è unico e si chiama Corigliano-Rossano. E tutti i miei sforzi e possibilmente gli sforzi delle persone che mi vogliono bene e che mi stanno vicino debbono essere diretti a fare in modo che questo che era un vecchio sogno legato al famoso Lenzuolo finalmente trovi la possibilità. Ma mi si dice, ma sono cambiate gli uomini, sono cambiate le persone, sono cambiate le disposizioni, non mi importa più niente, l'abbiamo voluta, l'abbiamo fatto. L'hanno voluto, l'hanno fatto, non ha importanza. Adesso c'è e l'interessante è che tutti i nostri sforzi non debbano cercare di ritornare indietro, perché, caro Giulio, indietro a questo punto non si torna. E ci sarebbe una probabilità su 1000 che si possa tornare indietro, perché siamo troppo avanti. Se non siamo avanti così come dovremmo essere, la colpa è nostra. È di noi che non sappiamo gridare che vogliamo non uno ma 3 commissari. È nostra che non sappiamo gridare che i commissari ancora non si sia fatto una passeggiata nelle frazioni per vedere lo stato delle frazioni. È nostra. Te ne dico una,
credo che sia il massimo che si possa dire. Io speravo che dall'unione di Rossano e di Corigliano venisse fuori una triade, diciamo, due non bastava, una triade di commissari per Corigliano, che riuscissero a mettere mano per vedere che sta succedendo al nostro porto e al nostro mare. Non è possibile manco ipotizzarlo, non ci vanno manco avvicinare, ci sono diciamo così, le divise che ti impediscono di accedere ad una parte del territorio di cui tu sei figlio. Che vuoi di più? Prendiamo atto quindi di questa situazione. Diciamo che questa situazione è allo sfascio completo e speriamo che solo la unione fra le persone per bene che effettivamente ci sono, sia a Corigliano, sia a Rossano, sia nelle frazioni che si appartengono a questi due comuni, possano fare il miracolo di non farci rimpiangere più la messa delle sue. Dopo tutto questo, diciamo, dopo questo discorso non faccio neanche la domanda, perché sicuramente non dico che vorrà replicare, no, ma vorrà completare, come no, spesso accade. Per carità, per carità, io mantengo anche se mi verrebbe più da chiederle, professor, no. In questi anni gli amministratori attuali quanto hanno voluto bene alla salute dei cittadini di Coria? Mi verrebbe da farle questa domanda. Visto che è diplomatico, perché farla all'avvocato Monte potrebbe anche essere un pochettino più pericoloso. Questa è una domanda che non è una domanda da giornalista. Questa è una domanda che l'amico rivolge ad un altro amico, perché è una domanda, come dire, retorica. Sì, perché la risposta, cioè, io non devo sforzarmi per rispondere ad una tal domanda. Dici, quanto gli amministratori degli ultimi anni hanno voluto bene alla propria città? Ebbene, io ti dico, affacciamoci dalla finestra, poi scendiamo sulla strada. La strada com'era 6 mesi fa, 7 mesi fa? La strada com'è oggi a distanza di 6-7 mesi, senza andare poi nel porto, a Schiavonea, in montagna, a Piana di Caruso, al centro storico, all'Acquanova, alla stazione, eccetera. Allora, prendiamo una strada qualsiasi, a caso, un rione, a caso. Com'era 6-7 mesi fa? Com'è oggi? Se oggi è peggiorato il rione, se oggi è peggiorata la situazione portuale, la colpa è del commissario. Se oggi per esempio su un tratto di strada le buche che erano 100 sono diventate 1000, 1100, allora questa è la risposta. Vuol dire che gli amministratori, non parlo di bene e di amore, vuol dire che gli amministratori, come dire, non hanno mostrato l'attenzione dovuta alla città. Punto, questo è tutto. Se posso aggiungere un'altra cosa, mi diceva una persona amica, una signora, mi diceva, avendo seguito l'ultima trasmissione, l'ultima puntata di Piazza Grande, e in ciò voglio dire che tu in apertura hai detto ci vedono in tutta Europa, ma io ti posso dire che ogni tanto mi chiama, per esempio, dalla Germania, un amico caro della mia adolescenza, e presso chi era, commenta, chi era che diceva mi rivolgo ai miei 10-15 lettori, il numero preciso non me lo ricordo. 4, Manzoni. E questo amico mi chiama dalla Germania, così come mi scrive, per esempio, mi scrive un amico, ma dico uno, ma saranno 5-6, un amico da New York, e mi dice che ha seguito Piazza Grande, su eccetera eccetera, ed è contento perché bene. Allora, senza andare in Europa e senza andare in America, io ti dico però che
almeno nel triangolo Corigliano, Cassano, Rossano, molta gente segue la tua trasmissione. Dico la tua trasmissione. E questo deve farti anche piacere. Una signora dunque mi diceva, professore caro, però per litigare, cioè per litigare io e l'avvocato Monte, ma andate a litigare in un altro posto, non c'è bisogno di litigare in diretta, in trasmissione, eccetera. Ma noi non litighiamo, noi non litighiamo. Anzi, devo dire, ogni tanto l'avvocato si sforza di dire io non sono d'accordo con te. Invece no, noi siamo d'accordo, noi siamo d'accordo. Siamo d'accordo su quasi tutto. Qual è il punto, qual è il punto discriminante oggi su questa famigerata fusione? Il punto è che siamo stati contrari entrambi. Io resto con i miei dubbi e con le mie perplessità. L'avvocato Emanuele invece, e questo è stato fortemente notato anche a Rossano, l'avvocato Emanuele invece dice in maniera molto più pragmatica: il dado è tratto ormai, la fusione è fatta, allora noi dobbiamo collaborare a che presto si arrivi al traguardo, superando le difficoltà dei bolli, della carta bollata, dei protocolli, dei commissari, eccetera, eccetera. Vi siete fatti, ma anche io mi faccio questo augurio, però resto scettico e non posso farci purtroppo nulla. Come dice Montalbano, no? Vi siete fatti persuasi che però, nonostante il territorio è quello che è, nonostante le amministrazioni hanno fatto quello che hanno fatto, già c'è tanta gente che magari con l'orecchia sinistra ascolta quello che magari si dice nei vari dibattiti e con la destra già si confronta con qualcun altro per dire adesso questa torta da spartire è un pochettino più grande, adesso ci dobbiamo organizzare meglio, dobbiamo rischiare di meno la sconfitta, perché sono dei politici che parlano anche così, rischiamo di meno la sconfitta, troviamo il modo per vincere facile e sicuro, perché volere o volare, guarda, si sta già preparando la campagna elettorale. E chi fa, chi dice e chi fa in questa prospettiva sbaglia. Perché una volta i tempi della storia erano molto lunghi. Erano molto lunghi i tempi della storia. Oggi tutto è in rapidissima evoluzione. Se io posso permettermi un consiglio, allora dico così in maniera molto semplice. Non agitatevi. Non siate in ansia. Non fate progetti. Questo non è il momento di agitarsi per cercare di posizionarsi su una piattaforma qualsiasi, cioè, voglio dire, su una piattaforma dalla quale poi dovrà nascere il sindaco, l'assessore, e questo, e quell'altro, e il deputato, e il commissario, eccetera. Oggi i tempi sono si sciolgono in maniera rapida, come rapido è lo svolgimento della società e del contesto nei quali viviamo. Non abbiamo la pretesa di fare, come dire, grosse costruzioni, perché fra un mese o meno di un mese potremmo essere completamente travolti dagli eventi. Oggi c'è una situazione politica, fra 15-20 giorni ci potrebbe essere una situazione politica completamente, completamente diversa. Prima della fusione c'era già il sindaco del nuovo comune in pectore, c'era già il consigliere regionale che avrebbe dovuto rappresentare gli interessi delle due comunità fuse in pectore. C'era già il deputato in pectore, c'era già il senatore in pectore, ora di quelle... la clac in pectore con tutti i lecchini e i portaborsi. Ora, ecco, di tutte quelle situazioni in pectore non c'è nulla, perché le cose sono andate in una maniera...
che non compacia è stato più serio, è stato più serio invece di questa situazione in Vector. È stato più serio, secondo me, a questo punto è più serio ricordare lo stop di petto di Maradona quando ha fatto il gol alla Lazio, rinvio del portiere, stop di petto, lui da centrocampo, e ha mandato il pallone in rete. È una cosa più seria. Ora, io volevo concludere facendovi una piccola domanda. Che cosa vi fa riflettere di più nel vostro cuore, nel profondo del vostro cuore? Tra due diverse destinazioni. Quella che tocca ai nostri giovani e meno giovani che prendono il pullman, si fanno 30 ore e vanno in Germania per cercare di lavorare, per cercare di andare avanti, oppure la destinazione che ha avuto l'ex governatore della Calabria Scopelliti. Due destinazioni differenti. Io credo che quando un uomo si sveglia la mattina e sente il bisogno di rendersi utile a sé, alla sua famiglia e alla nazione nella quale vive, già è degno di ogni rispetto. Oggi purtroppo c'è tanta gente, e fra tanta gente anche tanti giovani, che non hanno questa possibilità e sono costretti di andare all'estero. Ma non ci dobbiamo fermare a quella che è un'apparenza. Lo so che io sono sempre abituato ad essere il bastian contrario delle situazioni, però ci dobbiamo rendere conto, perché io lo vedo tutti i giorni assistendo a qualche programma di televisione, leggendo i giornali, ne leggo tanti, a fatti che mi sorprendono. Cioè, ci sono sì i giovani che ancora amano studiare, che si alzano la mattina e si alzano presto per andare, per prendere il pullman per andare a studiare, così come si usava ai miei tempi. Io dovevo andare da Corigliano a Rossano e mi ricordo mi dovevo alzare alle 6 perché alle 7 c'era il pullman che mi portava poi dopo un'ora di viaggio a Rossano. Oggi i tempi sono cambiati. Oggi noi abbiamo una classe dirigente, badate, non ci possiamo nascondere. È difficile trovare uno che abbia fatto un corso di studi regolari. Regolari intendo arrivare fino alla laurea, non alla mezza laurea, alla laurea, e soprattutto che a seguito di questo fatto sia riuscito ad inserirsi nel mondo del lavoro. È difficile. Tanto è vero che spottano quelli dei 5 Stelle, perché fra quelli dei 5 Stelle è difficile trovare uno di questi. Però diamo un po' di tempo anche per crescere. Magari non sapranno fare la citazione latina, magari non sapranno fare la citazione greca, cosa che io aborrisco, perché quando si parla con la gente non bisogna fare sfoggio della propria cultura. Però anche se non sanno queste cose, l'interessante è che si facciano capire, e l'interessante è che abbiano l'animo sgombro. Da che cosa? Dal doppio gioco. Ieri sera io ho assistito per esempio al fatto che Berlusconi è arrivato ad un certo punto e ha detto: mo parlo io. Non doveva parlare lui, ma ha parlato come se fosse stato invitato non dal Presidente della Repubblica, che può essere anche l'ultimo fesso di questo mondo, ma rappresenta il Presidente della Repubblica. Lui era lì e sembrava dovesse fare uno sketch. Ora, questo è condannabile. Chiunque lo faccia, per qualunque fine lo faccia, tutti coloro i quali in questa situazione, in questo mondo che cambia dalla sera alla mattina, in questi tempi che non sono più i tempi per cui per fare una lettera dovevi aspettare che arrivasse 3-4 giorni, se era all'estero anche una settimana o un mese. Oggi non c'è più questa possibilità, e se non c'è più questa possibilità noi ci dobbiamo adattare a questi tempi. Dobbiamo cioè far tesoro della situazione in cui ci troviamo e dobbiamo combattere dalla mattina alla sera per fare in modo che anche queste situazioni, che possono mostrare dei punti deboli, alla fine possano dare frutti magnifici. Perché sarebbe bello, molto bello,
mi farebbe veramente contento se si finisse una volta per sempre di vedere i banchi di Montecitorio e i banchi non occupati da persone oneste, ma da persone che tutto sono perché oneste. Come al solito sono andato, caro Matteo, fuori tema, ma mi premeva anche dire questo, perché se noi ci mettiamo in testa che l'onestà deve essere una stella polare alla quale dobbiamo sempre rivolgere il nostro sguardo, ci accorgeremo che ci sarà molto più facile perdonare la frase che magari si vuole dire in latino non si riesce a dirla, magari al congiuntivo invece che al condizionale. Noi saremmo disposti, diciamo, a passarci sopra se avessimo la certezza che l'animo è sgombro, che gli occhi sono sinceri, che lo sguardo è sincero e che la stella polare è la stella polare di fare stare soprattutto quelli che sono un gradino più in giù, di farli salire un gradino più su, così come vuole il Vangelo e la religione cristiana. Allora, visto che non avete litigato, io chiudo, così ci prepariamo per la prossima, dicendo che l'avvocato Monte ha rubato lo spazio al professor Iudicista per concludere la puntata. E quindi io adesso saluto i telespettatori strappandovi una promessa, non potete esimervi: entro la fine di questa stagione televisiva, fine maggio insomma, la facciamo questa puntata nella quale spieghiamo, cioè una puntata interamente dedicata alla parola qualunquista, visto che me lo state promettendo da 2 anni. Una puntata relativa al concetto di qualunquismo possiamo farla senza aspettare l'ultimo giorno della stagione. Una puntata del genere possiamo farla quando tu desideri, sempre sempre chiarendo che quandunque l'avvocato un allungato che siamo alla fine, mettendomi nella condizione di non rispondere alla tua domanda, io ti dico una sola cosa, che tra i giovani e un governatore che puntini puntini, dei giovani che fanno, come dire, 3-4 mila chilometri, 8 ore di aereo per andare non so dove a lavorare, beh, di questo mi piange il cuore. È vero. Mi piange il cuore perché sono un docente, sono stato per 41 anni e 6 mesi un docente e... come dire, sui banchi che stavano davanti a me è passata tanta bella gioventù. Quindi che un ragazzo adesso con la laurea, con una laurea pesante, debba fare 8-10 ore, mi dispiace. Dei governatori invece di una qualsiasi regione d'Italia che, come dire, vadano a trascorrere un po' di tempo in luoghi... In carcere... Come si dice? A me non... in casa circondariale. Benissimo. A me di questi governatori non interessa proprio niente. Vabbè, niente. Grazie professore. Alla prossima. Grazie all'avvocato Monte, grazie al professor Giulio Iudicista, grazie a tutti quanti voi amici di Piazza Grande. Un saluto ai telespettatori di Telelibera Cassano. Arrivederci alla prossima. Sempre qui, sempre in Piazza Grande. Da Matteo Monte un cordiale arrivederci alle prossime nostre trasmissioni.